Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649. On air il lunedì alle 21.30 su leccochannel.it e in podcast su lcnsport.it. Sponsored by Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport, 24 ore di emozioni blu celesti. Ci siamo? Sì, ci siamo. Buon 2023 a tutti. Buonasera. 9 gennaio 2023, prima puntata del nuovo anno. Vi hanno già salutato Walter alla mia destra, Ivan alla mia sinistra, quindi riapriamo l'anno come non l'avevamo chiuso nel 2022, che Ivan non era fisicamente presente con noi, aveva interagito telefonicamente per fare i suoi auguri. Allora, Fausto in regia, lo saluto, con lui c'è Roberto, c'è Davide, che saluto, che apprendo dalla sapienza di Fausto, che chiaramente è entrato nell'epoca in cui si ridistribuisce il sapere appreso. Giusto, e adesso mi guarda e dice: vede la pensione. No, non dirgli pensione, perché sennò diventa pensionato qua in procinto e io non ci penso neanche. Fausto, se mi nomini la pensione, entra di qua e ci picchia fuori tutti e tre, e va avanti lui con loro due. Sì, esatto. Allora, al di là dell'ironia, che giustamente una risata vi seppellirà, c'è ben poco da ridere sul fronte sportivo, per quanto è successo ieri, no? L'acqua devastante. Qua mi è sembrato di essere tornato a Bolzano, in cui guardavo le previsioni meteo prima, diceva sì, ma spiove alle 3. Alle 3 ha intensificato. Però stavolta mi ero portato tutto l'accrocchio, che pur mi ha fatto disperare, però quantomeno sistemato quello, poi mi sono bagnato relativamente. Ma direi che è stato un primo tempo da capolista e un secondo tempo da squadra da retrocessore. Il problema è che poi ora alla fine in una partita conta secondo tempo, per cui come conta il girone di ritorno. È stata una sconfitta pesante, nel senso che stavamo già assaporando il gusto della vittoria e invece veniamo a casa con le pive nel sacco, e quindi cosa ci dice questa partita? Ci dice in maniera chiara che se non giochi 90 minuti concentrato, sempre con una certa intensità, puoi perdere contro chiunque. Quindi sì, questa è la lezione che ci deve servire per le prossime partite. Dispiace, perché abbiamo fatto un primo tempo in totale controllo, andando su 2-0, quindi avevamo la partita in mano. Poi secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo commesso degli errori madornali, sempre su ste benedette palle inattive. Tre gol da palle inattive, un po' tanti. Cioè, alla fine la sconfitta è meritata, ecco, nel senso, come ripeto, la Pergolettese nel secondo tempo è entrata con la voglia di vincere e ha portato a casa la partita. Quindi siamo mancati nel secondo tempo sotto tutti i punti di vista. Punto soprattutto mentale, ma anche dal punto di vista fisico abbiamo mollato, quindi è stata, come posso dire, una prestazione che lascia l'amaro in bocca, anche perché vincendo avremmo potuto andare al secondo posto, un punto dalla prima, quindi sarebbero cambiati tante cose. Così, vabbè, rimaniamo lì, però adesso abbiamo un filotto di partite che sono molto difficili e delicate, quindi si può, quello che c'è il rischio di rovinare quello che è stato fatto nel girone d'andata. Quindi
Dispiace perché era una squadra tranquillamente alla nostra portata, e per cui però ieri abbiamo visto veramente forse anche la fragilità dal punto di vista psicologico nel non saper gestire una situazione che, vabbè, una squadra d'alta classifica dovrebbe saper gestire. Questo lascia un po' perplessi, perché più che altro per il prosieguo del campionato, perché obiettivamente avevamo in pugno la partita. Penso che nessuno alla fine del primo tempo dubitasse della vittoria dell'Ecco. No, vabbè, posso no dire, però voglio dire, un po' di scetticismo c'è, però vabbè, no, dico, no. Vabbè, primo tempo non ha fatto un tiro in porta. Non sono d'accordo, nel senso, poi oggi ne parlavo anche con Ivan, a cui ora do anche la parola. Visto da lì era un risultato tendenzialmente bugiardo, perché comunque il Pergo arrivava sempre primo sulla palla. C'è un'azione c'è un'azione simbolo di cui gira e gli parte in contropiede da solo, solitario, arriva Villa da dietro in scivolata, gli porta via la palla e riparte, Girelli rimane piantato. Quello è stato un po' istantanea simbolo, secondo me, comunque, del Pergo. Io ho apprezzato la voglia, è una squadra di brevi linee, quindi fisicamente ne aveva evidentemente di più, poi non si può ridurre tutto a quello. Comunque mi ha dato comunque l'idea di averci sempre creduto anche nel primo tempo, e di aver mancato anche per questione di centimetri in più di una situazione il gol. Poi c'è stata una parata di Melgrati pur su palla su azione di fuorigioco, con Iori in fuorigioco, in cui si è rischiato l'autogol, via dicendo. Ecco, io su Melgrati ci torno, perché secondo me è stato sintomatico il suo atteggiamento dal quinto minuto, dal primo rinvio, e l'arbitro aveva avvisato. Sì, me. È stato irritava me, che tra l'altro, che voglio dire, ho appartenenza di tipo al blu celeste, irritava me, cioè, quando l'ha ammonito ho detto: minchia, guarda, io fossi stato l'arbitro, l'avrei ammonito 10 minuti fa. No, allora la cosa che grave, secondo me, non sono d'accordo, anche poi quando c'è stata la trasmissione ieri, che ero in studio con Fausto, è quello che abbiamo fatto un bel primo tempo. Io non sono proprio completamente d'accordo, anzi posso dire che i protagonisti del primo tempo sono Giudici, che ha fatto un bellissimo assist per Hillary, che tra l'altro è stata una esecuzione fatta bene. Tra l'altro il colpo di testa che ha dato la palla a Buzo, che ha fatto il secondo. Poi nei migliori io metto il nostro portiere, perché attenzione, noi nel primo tempo abbiamo rischiato di beccare due pere subito da questi qua. Cioè, e allora il secondo tempo è stato l'apoteosi di questo tipo di situazione. Io sono arrabbiato non tanto per le zone alte della classifica, ma perché siamo una squadra che comunque è stata costruita con altri obiettivi, perché d'accordo, sono tutte lì, ma poi alla fine le squadre che sono attrezzate usciranno, cioè le squadre che hanno comunque, poi ci può essere, non so, la Triestina che ha cannato completamente la campagna acquisti, faccio un esempio, che magari è in ultima posizione, ma le squadre, il Pordenone, il Vicenza, il Feralpi, sono quelle le squadre che si giocheranno la promozione. Quindi sognare, tra virgolette, è stato bello. Io ho sempre sostenuto di arrivare il più lontano possibile nel girone d'andata, dicevo, mi ricordo, perché mi ricordo le cose che dico io, perché parlo delle cose che dico, di 30 punti li abbiamo fatti in più. Secondo me mancano ancora un po' di punti di fatto per la salvezza, però poi a me spiace per la gente che ha un facile entusiasmo, ma perché? Perché poi per tutta una serie di cose, andiamo a vedere quando ci sono state le partite delle svolte, l'abbiamo sempre un po' ciccati, e questa è la testimonianza, non che siamo una squadra di mezze seghe, perché non dico questo, siamo però una squadra che non ha un certo tipo di chiamiamolo carisma, una squadra attrezzata per andare a fare certe cose. Ma perché? Ma perché l'obiettivo non è mai stato quello. Cioè, io non posso neanche dire che quando devo mandare a dire alla società, non le mando a dire, ma lei come ha mai detto voglio fare una squadra per vincere il campionato. Quindi questo aspetto non significa, allora è normale che se vado nelle posizioni alte, o come diciamo noi, sono abituato a mangiare il filetto tutti i giorni e poi succedono queste cose qua e mi incazzo e rimango deluso, ma lo capisco, però è anche vero una cosa, che comunque noi, se andiamo a vedere, siamo una squadra che produce poco gioco, cioè se una squadra vuol vincere, la fase offensiva è stata, allora ascolta, ma certo, ma allora partiamo dal presupposto, vogliamo essere una squadra da vertice, non puoi in due partite
battere due calci d'angolo. Ieri due. Due, otto contro. Esatto. E là, allora, e se uno dice, ho sentito delle polemiche sul fatto del nuovo centravanti che dovrebbe arrivare. Allora, quel tipo di centravanti lì, e ne parlavo proprio prima con Walter della trasmissione, e può essere il centravanti ottimale per il Lecco, perché il Lecco non c'è gioco. Cioè, questo qui è uno che lo mette anche a dare sportellate davanti, è uno che non si tira indietro, quindi ci può essere un giocatore, perché anche lì, quante volte andiamo sulla fascia a mettere dentro i palloni. Guarda che il cross che ha fatto il giudice in occasione del gol è stata un'opera d'arte. Una palla clamorosa. Cioè, ma allora... Poi loro erano messi, ma anche il tiro al volo. Cioè. Ma certo. Quella classica palla che dal campo l'ho vista arrivare a gol. Ma prima che calciasse, perché era fatto tutto troppo bene. Però esatto, parliamo dei due giocatori con più qualità. Allora, poi uno dice, a te non piace il gioco di Foschi? Io rispondo, sì, non mi piace. Ma questo non significa che Foschi magari sta facendo male. Ma perché? Perché dal punto di vista, lui probabilmente ha un obiettivo di portare la squadra, però da qua a dire una squadra che può combattere a fare da vertice, ce ne vuole un po'. Sicuramente nella partita di ieri, e condivido anche quello che ha detto l'allenatore, tu non puoi prendere tre gol da palle nativo e un gol lo fa uno che è alto 1,60 m. Cioè, perché poi, ripeto, io guardo anche le fotografie che fai tu, Matteo, e ho provato a vedere dei contrasti aerei, ce ne sono due di Battistini che ha tenuto, ma gli altri ne hanno sempre vinti loro. Cioè, loro hanno strameritato la partita di ieri. Sì, sì. No. Vada, si scatena. Volevo solo dire una cosa, riguardo il discorso del giocare bene. Io le squadre del girone le ho viste tutte, anche ieri ho visto Padova-Vicenza, anzi Vicenza-Padova. Sì. Cioè, di gioco se ne vede poco nelle partite. La maggior parte sono contrasti, rimpalli, palle lunghe, campanili. Cioè, non esiste in quel girone qua una squadra che giochi bene, voglio dire. Quindi il Lecco gioca come giocano gli altri, giocano come deve giocare una squadra di Lega Pro. Noi giochiamo sulle ripartenze, il problema è che se noi abbassiamo l'intensità di queste ripartenze andiamo in difficoltà, come è successo ieri, capito? Perché noi nel secondo tempo ci siamo abbassati e non abbiamo più superato la metà campo. Questi qui ci hanno sfondato sulla destra, che c'era questo Bariti qua, che è una vita che ci mette in difficoltà, che non è Bariti uno veloce, e Varas ci tira sempre scemi, che questo non è uno veloce, però uno che crossa bene dalla destra, ha messo dentro un cross via l'altro. Qui abbiamo un problema che lo possiamo dire, Zambataro non è il giocatore dall'anno scorso e siamo andati in difficoltà sulla destra, un mese e mezzo che fa male e quindi gioca male. Il problema è che non abbiamo sostituto. Beh, l'avevamo. E ce l'avevamo, l'abbiamo dato via, adesso cosa finché facciamo? Non fai giocare niente spesso. Purtroppo Zambataro non è giocatore dall'anno scorso. E siamo andati in difficoltà sulla destra nel secondo tempo, dopodiché buttava dentro cross, palle, calcio d'angolo, dall'angolo abbiamo preso gol. Quindi questo è il problema sostanziale di ieri. Poi Galli probabilmente comincia a accusare un po' la fatica di giocare tante partite insieme. È stato fermo quasi due anni. E lì in mezzo Galli pensavo facesse molto meno. No, certo, però è anche comprensibile che mi gioca un tempo e poi perde un po' ritmo partita, capito? E quindi il problema è che non abbiamo un sostituto e quindi andiamo in difficoltà, e questa è la realtà delle cose. In difesa siamo contati, perché abbiamo tre difese. Beh, adesso hanno preso sto ragazzo Cusumano, che può essere un sostituto di Enrici per dargli un po' di riposo anche a Enrici, però siamo sempre numericamente e qualitativamente, secondo me, siamo pochi, capito? E quindi, insomma, è una squadra che in questo momento può andare in difficoltà, e quindi speriamo, adesso sabato abbiamo una partita molto delicata, e lì non lo so. Perché dopo, se dovessimo perdere anche sabato, si innesca. Poi abbiamo la processo, poi mi sembra che abbiamo la Feralpisalò in casa il mercoledì, se non mi sbaglio. No, Feralpisalò dopo è proprio e comunque là. Abbiamo Vicenza Prosesto, a Sesto non siamo mai riusciti a fare un punto, no, quindi non siamo riusciti a fare gol, che è diverso. Quindi anche in casa può diventare un problema, quindi ci vuole una reazione forte. Il problema è che se non giochiamo al 100% tutti e 11, cominciamo a regalare qualche giocatore agli avversari e andiamo in grosse difficoltà, anche perché io ho visto Vicenza ieri attaccano in 5, eh.
quindi ti vengono giù dappertutto. Poi hanno questo fenomeno qua in mezzo che come tocca il pallone segna e diventa un problema, quindi rischiamo veramente di capottare. E purtroppo ci sono dei giocatori che sono stanno dando molto meno di quello che ci si aspettava, quindi il problema è che non possiamo regalare uomini agli avversari già in partenza, capito? Questo per quello mi incazzo col portiere. E poi adesso anche il portiere si è fatto ammonire, quindi fatto ammonire, sabato non c'è e questo è un altro problema ulteriore. Farsi ammonire per una perdita di tempo e, da diffidato, cioè, è una cosa che anche io queste, non posso anche queste capire. Cose qua, cioè sono, cioè, parliamo di gente esperta, non parliamo da ragazzino. Per perdita di tempo, capito, fai passare fuori Vicenza e Prosesto, poi ti fai ammonire e stai fuori una domenica, però queste partite così importanti non si può farsi buttare fuori in quella maniera qua, capito? Quindi questo è un altro fattore negativo che va a sommarsi a diverse cose che adesso vediamo un po' chi può arrivare, speriamo che arrivi almeno questo Ardizzone, che è un bravo giocatore, un giocatore esperto che ci può dare una mano lì in mezzo. Però poi abbiamo il problema degli under, che non abbiamo, adesso abbiamo dato via il terzino che poteva essere un'alternativa a Zambataro per liberare un posto in mezzo. Adesso l'abbiamo dato via, non abbiamo sostituto di un eventuale sostituto di Zambataro, cioè adesso diamo via anche Sangalli che poteva essere un'alternativa in mezzo e non abbiamo l'alternativa da mettere. Cioè mi sembra una cosa un po', non so, non organizzata bene, ecco, per usare un eufemismo. E qui è quello che dicevamo poi a inizio dicembre, da mo'. Il problema del mercato di gennaio era il come si fa poi il mercato di gennaio. Allora, partiamo da dei presupposti. Se per l'attaccante si era scelto di puntare su Costantino, voglio dire, facendogli a quanto è emerso un Costantino interessava, l'ha detto anche Di Nunno. No, figlio. Aspetta, se tu fai una determinata proposta per Costantino, che è un profilo, e poi vai su Buric, perché è uscita da Novara e non gioca da 5 partite e c'è un punto di domanda sulle condizioni fisiche, capisci che sì, voglio Costantino, però prendo Buric perché probabilmente non ha altre offerte. Perché anche su Tumminello non sei competitivo, su Bernardotto non sei competitivo e la lista può essere lunga. In difesa, cedere Rossi per me è un errore e sono d'accordo con te. Prendi Cusumano che sì, ok, però è un punto di domanda, secondo me è un punto di domanda, che dal punto di vista caratteriale è un punto di domanda, però non lo dico io, lo dice la sua storia, però... In mezzo, e finisco, cedo Maldonado, prendo Ardizzone, è una cosa praticamente fatta, non è ruolo su ruolo, ho tre registi o comunque diciamo tre giocatori che possono giocare avanti a difesa, ne cedo due, mi trovo con Galli, che se Galli gli viene un raffreddore o cala a metà partita come lecito che possa succedere, e poi chi metto? Lacti? No, ma poi che ha sempre fatto altro no, ruolo, ma poi, rischi di arrivare a fine mercato che hai messo la punta ma nel certo. Complesso no, ma non poi sei tu vai a vedere le coordinato come prima, mettiamola così, le presenze della rosa dei giocatori dell'Eco Malgrado sono 29, sono sempre quei 15. Anche questo è un aspetto che quando poi tu c'è la campagna, chiamiamola, di riparazione, devi fare comunque conto da questo aspetto qua. Perché? Perché sei nella situazione dove dici, se è un giocatore come Galli, per esempio, adesso porta a casa tre mezzani, non ho uno che fa linea. Io mi ritrovo con Sangalli, scusa, con Zuccon, Girelli, Ardizzone, Ilari e Martorelli, 5. 5 mezzali e uno che gioca davanti alla difesa. Allora vedi, cioè, di ruolo. Però è che qua, e non per mettere la croce all'allenatore, capisco che è uno dei motivi degli uomini, ma quando tu cominci ad andare anche un mese e mezzo prima a dire, attenzione, se i giocatori arrivano, i giocatori devono capire che qua devono fare, perché poi, diciamoci già chiaramente, lui dice sempre le stesse cose. Quindi da questo aspetto qua uno dice, se continui a dire una cosa di questo tipo e dici, beh, ma io sono contento dei giocatori che ho, capisco che non puoi andare a dire vorrei cambiarne tre perché ci devi tenere sempre motivati, però devi arrivare anche al punto dove ci sono i momenti che devi andare a fare di fatto delle scelte. Prima ci chiedevano di Nesta che è in prestito alla Viterbese, mi dicevano sì. Ma che non può rientrare, ma lì, potresti farlo rientrare, credo che dovresti pagare una sorta di penale, sì, dare sì. Un indennizzo alla Viterbese e farlo rientrare,
Ma dopo Nesta fa la stessa fine di sì, ma poi se non gioca poi Nesta è un destro, noi siamo ma poi a destra, capito? C'è Martorelli, poi c'è anche Lepore, piaccia o non piaccia c'è Lepore, cioè siamo ultra coperti e a poi sinistra. C'è Giudici, adesso dobbiamo spostare che... Giudici a sinistra, andrà a finire così, sì, per cui fa giocare Lepore a destra, però è sì, sì. No, ma... Giudici è forte sulla allora, destra, io dico perché poi dipende sempre alla fine che obiettivi hai e cosa ti avevi in mente all'inizio della stagione, perché se uno dice vado a fare comunque, e che non è questo caso, me ne vanno via tre giocatori, ne porto a casa tre, metti di pari ruolo, cioè non ho fatto niente per i Frasani, sono andato a sistemare le cose, ma perché? Perché l'obiettivo dell'Ecco era di fare un campionato grosso modo come lo scorso anno, quindi è normale che avendo anche comunque un ingaggio di un giocatore come Eusepi che comunque pesa e non poterlo schierare, non puoi andare a prendere poi un centravanti, anche perché lo slavo che arriva adesso comunque si parla di un contratto biennale, quindi se parti dal presupposto certo, Tizzone per meno di un anno e mezzo di contratto non esatto. No, Tizzone aveva tre anni a Turis, ne aveva ancora due, ne avrà ancora due. Quindi sai, però arriverà per un anno e mezzo alla fine vabbè, ma che perché profilo comunque poi va visto fisicamente, però profilo sulla carta importante, è di un certo tipo. Ma allora io dico, io continuo a ripeterlo, cioè se io vado a vedere che tipo di squadra che c'era all'inizio, abbiamo detto che comunque siamo rimasti stupiti da questo aspetto qua, perché comunque ha fatto sicuramente un girone d'andata importante. Cioè, l'importante adesso invece, quello lo dico prima, è di non entrare in un vortice, perché se hai tre partite difficili e mi tocco da tutte le parti e nel momento in cui tu sei nella situazione che non porti a casa i punti, perché comunque siamo a 35. Siamo a 35. Dobbiamo arrivare a 44. Fai una decina. Ecco. No, meno. No, l'anno scorso a 42 ho fatto i play-out. Do per buono quello che dice Walter, però dico 42-45... Cioè, con 42 l'ultima giornata arrivi con il sono incazzato, quanti punti ha la Pergolettese aveva ieri? Era 17esimo, e ne aveva 25 secondo adesso, quindi 10 punti da noi, scusa, ne aveva 22. No, 22 13 punti da noi, significa che quella squadra qua è una tua concorrente diretta, alla fine devi andare giù sul 2-0 in casa loro, portare a casa. Ma io non capisco una cosa, forse sono, anche se ho giocato a pallone, ma sono un po' ignorante, però devo dire, ma tu sul 2-0 è così difficile, piuttosto ti metti a giocare uomo e butti le palle in tribuna? Perché attenzione, c'è stato anche lì, sul 2-1 io mi sentivo, ero qui in radio della partita, ma io mi sentivo che capitava quello che è capitato. Quindi anche qua non puoi dire è colpa mia, dovevo fare i cambi prima. Non devi dire che è colpa tua, devi fare i cambi prima, punto. Perché, ripeto, sul 2-0 non è più uno si fa... Hai la fortuna di segnare dopo 40 secondi? Vai a fare cosa? Peccato che non abbiamo fatto il 3, ma sul 2-0 con una squadra così, ripeto, in passato abbiamo gestito anche dei risultati bene, senza affanno. Problema che siamo andati a Salò a fare 0-0 senza pigliare un tiro in porta. No, ma poi devo dire una cosa, la che squadra era quella che sì, comunque loro correvano molto di più, cioè, andavano doppio, ma già nel primo tempo è quello che dicevamo anche prima, quindi poi diciamo che nel corso della passata settimana parlando di Costantino dicevo prendi uno così e è un avviso ai naviganti. Sì, però Costantino non ha voluto venire lui, quindi lo so, c'è da dire anche questo. Però no, ripeto, beh, poi se tu dici per correttezza Costantino gli hanno fatto una proposta importante, tra l'altro, ma ci credo, anche quindi... perché non puoi andare a prenderlo con... Ma allora posso permettermi una provocazione? Allora, se devi andare su e se ti metti negli ordini devi andare su Costantino, e allora io il Catanzaro busso la porta per Cianci. Non ce lo danno. 20 minuti a partita gioca. Sì, okay, però ha già fatto allora 15. Allora oggi un amico... No, ha fatto 4 gol Cianci. No. Cianci, non Ciancio. Cianci, la punta di riserva di Iemmello. Ok? Sì, guarda che ha fatto 10 gol. Ha fatti 4. Guarda tu oggi. Ha fatti 4 il gioca... Era buono. Quello pelato, la... eh. No. Vedi, no. Ma allora, ce n'è un altro che ha lo stesso nome. Tac.
punta centrale, 18 partite, 4 gol. No, okay. Non è quello che dico io. E gioca una... 20, cioè la punta di Biasci, riserva. Forse del... io quello ecco, che Biasci, dico. Biasci che giocava l'anno scorso a Padova, è andato a gennaio a Catanzaro. Quindi dico, se ti metti nell'ordine di idee, fai un tentativo. Oggi mi segnalava questo nome un amico, diceva, ma se ti metti nell'ordine di idee di andare a spendere per Costantino e provarci, fai un colpo di telefono a Catanzaro, mal che vada quello che ti può succedere, ti dicono di no. È la punta di riserva, vuole andare a giocare, viene a Lecco, fa re, un profilo del genere. Certo. Provaci, spenderai 50.000 euro, e 70.000 euro per fargli finire la stagione, non è che Costantino così a naso vai tanto a meno, sei lì. Se hai stanziato una determinata cifra, prova ad andare su questo. Non vabbè, so. Che voglio dire, poi ripeto, poi Buric non... magari da qua a fine anno esatto. Fa 10 gol, però arriva già so, con un punto di domanda. Però voglio dire, se dovesse arrivare questo Buric qua, è comunque un attaccante che per il Lecco può andare bene. Cioè non è che... Si sta bene. Poi per un attaccante ci vuole anche un po' di fortuna, perché, come ripeto, io che ho notato che il nostro centravanti è stanco. Pinzauti ieri non ha toccato un pallone. Quindi voglio dire... E avrebbe bisogno di avere anche qualcuno che gli fa tirare il fiato almeno per qualche partita. E non lo ma so. Ma certo che avrebbe bisogno di qualcuno che gli fa tirare il fiato. Però dobbiamo prendere partita. Uno che è già impiegabile subito. Se questo Buric è infortunato, è meglio lasciarlo dov'è. Perché se dobbiamo aspettarlo un paio di settimane, diventa poi un problema, capito? Io adesso non so le condizioni fisiche di questo attaccante qua. È comunque un profilo che può andare bene per noi. Non è che allora o prendi il top. Che poteva essere questo Costantino, Iemmelo del Catanzaro, faccio un esempio, faccio dei nomi a caso. Iemmelo non te lo darà mai. Quello della Binolef, Manconi ha segnato anche ieri, quindi voglio dire, cioè attaccanti che spendi però prendi una garanzia, se no uno vale l'altro, non è che cambia molto. Quindi comunque questo qua ha fatto un buon campionato a Legnago l'anno scorso e cosa vuoi, non è che... Cioè in giro c'è niente, adesso parte i top che però non si muovono a dove... Ieri ho visto Franco Ferrari, ecco Franco sì, Ferrari è uno Franco che ti Ferrari fa l'hanno pagato 450 mila euro. Solo alla società Pescara hanno dovuto dargli, più gliene danno altrettanti di ingaggio. Quindi parliamo di una realtà che non è alla nostra portata, capito? Però questo qua ti fa reparto da solo. Per quello ti sto dicendo che avere, piuttosto che avere l'ansia poi di prendere un giocatore che ha un punto di domanda... Adesso io non voglio fare il gufo del malaugurio. Prendo Buric, gioca col Vicenza, prende due scarpate e sta fuori due mesi. E non lo so, quello può capitare. Sono io, per me un attaccante che a me piace molto è Comi della Provercelli. Sì. Uomo esperto, bravo di testa. Due anni di fila l'ha trattato Fracchioni. L'hanno lasciato fuori rosa per un sacco di tempo, poi adesso quest'anno l'hanno rifatto rigiocare. Per me è un attaccante che per quella categoria qua, per il Lecco, sarebbe l'ideale. Vabbè, come ripeto, allora io se avessi... Se avessi potuto decidere io sarei andato a prendere quello dal Binolef, lo ripeto, perché per me è uno che insieme al nostro attaccante che abbiamo adesso era l'ideale. E poi loro vogliono fare delle scelte diverse e poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non faccio l'allenatore dell'Eco, capito? No, per carità. Allora, qua poi chiedevano se il mercato venga fatto a caso con le indicazioni di Foschi. Foschi ha detto, ha usato l'io parlando di Cusumano, è un giocatore che ho voluto, su Martorelli siamo sicuri che l'ha voluto lui, perché ci sono pochi dubbi. Allora, se posso dire una parola su Cusumano? Se finisco un attimo, poi do parola. Vedo che la squadra non è stata fatta per il vertice, ma inconcepibile, razionalmente poco spiegabile quanto è successo a Crema. Se questo è il nuovo mood, si rischia un filotto alla Zironelli. Questo tre partite senza vittoria. Diciamo che non affrontavamo le squadre di vertice comunque alla classifica. Scambiare addizione con Maldonado una follia. Sì, sono d'accordo sul fatto che rimaniamo senza riserva di Galli, quindi no, però per me è una follia da parte della Turris, perché guardate che Ardizzone è un signor giocatore, non è che... Però fisicamente quest'anno ha detto che lo sta benissimo. No, ma adesso sta ieri ha giocato giocare... ieri con la Juve Stabia ha giocato una bella partita, ha bisogno di un paio di partite, ma poi è un signor centrocampista, non è che... Infatti io quando ho visto questa ipotesi di scambio ho detto questi sono della Turris, sono matti. Però poi te, per carità. Vediamo un po'. Ivan, senti, ma io dico un po' il sentimento, insomma, mi sembra abbastanza...
Ma d'altronde è normale che i tifosi, io sto leggendo appunto... Mario, sì, e sul discorso di Galli l'ho scritto anch'io oggi, l'ho detto anche oggi, penso che siamo tutti d'accordo, mi sembra una cosa talmente palese, certo, che lasciare andare San Galli, perché te lo potevi tenere, dici, guarda, ti si apre il posto, hai voglia di rimetterti in gioco, ma magari lui ti dice, no, attaccati al cazzo, nel senso, ci può, sì, anche stare. D'altra parte magari lo stimoli a poter rimanere. No, ma io dico, al di là che il mercato quando chiude... È il 30 gennaio. Ecco, allora, è normale che quando c'è stato detto, vediamo l'ecco in che classifica si trova per far sì di andare a fare... Questo sono parole ufficiali, no? Che voglio vedere, era secondo, terzo, l'ecco in classifica. Quindi, se la risposta è un giocatore, che ripeto, come Buric, che... Ripeto, io a prescindere lo considero un giocatore che ci può stare in una squadra di un certo tipo. La scorsa ti ha tirato scemi all'India col primo tempo, questo va detto, cioè, poi la squadra che va intorno era, esatto, quella che era. Perché per esempio sono andati a prendere se quest'anno. Se una squadra che retrocede dritta... Se noi andiamo a vedere gli infortuni che ha avuto Pinzauti negli ultimi due anni, sono tre volte il doppio di quello che fa Chiavulli. Sì, sì. In realtà io devo dire che Pinzauti, ecco, io posso dire che... Fino adesso ieri, per esempio, non mi è piaciuto, ma probabilmente è anche stanco. Sicuramente sta vedendo sempre lui. Però devo dire che è un giocatore che sicuramente non disdegna a combattere, non è uno che si tira indietro, comunque ha fatto gol importanti anche lì, sfruttando il fatto dell'inizio, perché poi se andiamo a vedere percentualmente nei primi tempi, comunque noi all'inizio abbiamo segnato, tra virgolette, di più, parecchio. Sì, sì. Quindi sono affermazioni che dobbiamo valutare nel momento in cui è preso i giocatori. È normale che se andiamo sui nomi, allora quest'anno potremmo dire, come diceva anche Walter prima, che ci sono squadre che si sono rinforzate all'inizio del campionato, ci sono i nomi ma non stanno facendo niente. Sì. Quindi possiamo... La Turris è una squadra di nomi che non, allora, sta facendo niente, perché Ardizzone, che non ha fatto complessivamente bene, ma c'è anche Togordò. L'unico che sta facendo alla fine è Maniero, gira che ti rigira. Certo, a proposito, però, di attaccanti... Sì, però Turris è già una bella squadra, perché c'è Giannone, quello che giocava... Il Turris è una portaerei, certo, per cominciare, sta facendo pietà, sì, no, non solo Ardizzone, ma giocatori, a parte Maniero, ha fatto pietà tutti. Sì, sì. No, però vedi, io parto dal presupposto che questa squadra adesso deve dimostrare di essere una squadra. Poi quando Foschi diceva qualche settimana fa, i giocatori giustamente non si sono ancora resi conto di quelli che possono dare, in questo tipo di difficoltà che ci può stare, magari andiamo a pensare che con le motivazioni giuste, contro il Vicenza che è uno squadrone, magari andiamo a tirar fuori la partita, e io sarei molto contento da questo aspetto qua. Quindi, però attenzione, abbiamo davanti 3-4 partite che, se adesso siamo a meno 5, stiamo attenti, molto attenti, perché poi dopo lì si va davanti, quando si comincia ad arrivare a febbraio / marzo in Lega Pro, poi arrivano risultati fantasma. Siamo quinti in classifica, mi fa ridere questo, ma sembra che stiamo facendo un mercato a sedicesima in classifica che lotta per salvarsi. Aspetta, che il Trento sta cacciando, poi magari retrocede, per carità, anzi San Galli dovrebbe andare a Trento, diceva Walter, sì, prima. Fare un mercato senza DS a gennaio è come andare in green in ciabatte, ma infatti anche come dice Matteo, che fare un mercato senza DS è una vergogna, è oltre, certo, che non so quanto sia lecito, diciamo le cose chiare, abbiamo detto da mo che fare un mercato senza direttore sportivo è volersi male, è lecito perché l'ecco direttore sportivo formalmente ce l'ha, però poi di fatto mi ha fatto ridere le cose che avevo sentito due mesi fa allo stadio, e vabbè, ma noi il direttore sportivo ce l'abbiamo, e ho detto scusa, e prendi per il culo. Adesso va bene, per carità, va bene per il patentino, ho capito, ci sono anche gli allenatori che mettono il patentino per i vice, non lo so cosa stanno dicendo. Certo che no, è una vergogna, ma lo dicevamo da maggio dell'anno scorso, quindi poi finiscono queste robe qua. Poi anche quello che leggevo prima, far mercato senza gennaio senza soldi è difficile, sì, ma gennaio non è che esattamente, cioè, su 60 squadre spendono 10, esatto, nel nostro girone Triestina, il Padova, il Trento, il Piacenza. Il Piacenza sono quelle che sta spendendo. Però quello che voglio dire, per esempio, San Giuliano ha preso Floriano, un bel giocatore dal Palermo, e non gli ha costato. San Giuliano gli sarà costato, esatto, bravo. Quindi sì, voglio dire, però guardate che, faccio un esempio: se dovesse andare in porto l'operazione Buric, non è un'operazione da poco, a livello economico, perché tra ingaggio del giocatore e soldi che devi andare a Novara,
cioè non è, sembra, perché è uno che non è famosissimo, però è un'operazione che comunque costa, quindi voglio dire, non è neanche, soldi in giro ce ne sono pochi, però ci sono anche pochi giocatori di qualità, capito, secondo me, quindi... Allora, il discorso degli scambi qual è? Per forza, perché non ci sono posti disponibili all'interno della Rosa del Lecco, per cui i due posti di Purro e, come si dice, eventualmente se va via Maldonado, vengono occupati dai giocatori in entrata. I giovani possono, si possono prendere in maniera differente, per cui va via Sangalli, entra Cosumano, quindi... Però il problema è che secondo me, come ho detto tante volte, abbiamo tanti giocatori di un ruolo e ce ne mancano degli altri. Questo che secondo me lascia un po' perplessi. Come ripeto, perché Mancini ne abbiamo dati via due, abbiamo dato via Purro e abbiamo dato Rossi. Adesso abbiamo solo Ilari come Mancini di ruolo. Poi il resto sono tutti destri adattati a sinistra. E lì ci manca, un esterno sinistro ci manca, capito? Sì, Cusumano, Mancino, però un centrale. Può fare l'alter ego di Enrici, quindi voglio dire, poi per il resto bisogna vedere, anche perché i giocatori che abbiamo in rosa che non hanno mai giocato, giocatori esperti, mi riferisco a Pecorini, Scapuzzi, Maldini e compagnia cantante, hanno tutti il contratto, per cui o vanno via di loro iniziativa, se no non è che li puoi mandare via, capito? Ti ricordi 2 anni fa quando noi abbiamo avuto la concreta possibilità poi di andare a saltare la Serie B e lo switch c'è stato col Como nel derby. Noi a gennaio abbiamo fatto mercato a prendere Foglia, sì, che ad Arezzo era ultimo, ma l'anno prima ha fatto un campionato strepitoso. Azzi veniva dalla D, ma comunque aveva fatto già la B. E Masini, che arrivava da un gran girone d'andata con la San Benedettese. Ecco, guarda, è centrato. Infatti e quello è aver fatto un mercato intelligente. Si è andato a pescare dalla D, da un'ultima e un under di una squadra prossima al fallimento. Esatto. E se andiamo a vedere, hai ragione, ma se andiamo a vedere... I primi tre che vengono in mente. Le aspettative potevano essere paritetiche di alcuni giocatori. Adesso io, per esempio, Addizione è un giocatore che lo vedo molto bene per me. Poi è normale che dipende sempre come li fai giocare, perché anche qui il discorso è che se è una squadra piena di mezzali, che poi, ripeto, fai le palle lunghe da 40 metri, la mezzala non hai bisogno. Allora, io dico... Sì, ma perché è facile qua leggere l'idea? Sì, sì. Cerco di mettere Addizione e Ilari, sì, giocargli palla... Sì. Andare sulle seconde palle, sì, però poi c'è sempre il discorso degli under da far quadrare. Certo. Se tu hai Sangalli, vuoi fare una partita molto offensiva, metti Sangalli, Ardizzoni, Ilari, può essere molto sbilanciato, sì, ma però questa è una squadra molto propositiva. Ma io sono convinto che Sangalli e no, Sangalli è un under, è un buon giocatore per la categoria, poi è lento, ripeto, copre poco, ma sì, certo. No, però nel complesso devi ragionare. No, ma poi l'impostazione di questa squadra che si parlava già dall'inizio del campionato era quella di dare molto spazio agli under, cioè un giocatore così, cioè io ripeto, ormai la formazione all'inizio della partita non la guardo neanche più. Beh, sempre quella. Non mi aspetto delle grosse cose. La cosa è che è normale che finché ci sono i risultati, allora... C'è l'unico cambio che fa è Zuccandirelli. Noi possiamo aver avuto anche oggi come oggi. Del fatto dei colpi di fortuna, noi abbiamo vissuto anche su delle... Siamo forse una delle squadre che ha portato al gol più giocatori, unitariamente. Però dico, sinceramente, adesso bisogna che il tecnico tiri fuori le proprie capacità, non possiamo pensare di dire aspettiamo il colpo di culo che ci arriva. Quello che personalmente ho sempre detto, questa squadra può avere un valore stimato tra 7° e 10° posto, sì, come valore. Oggi fa un miracolo, no, certo, cioè 4 punti dalla prima, no, è questo è un miracolo, perché io ricordo tutto quello che mi hanno detto stessate, questa squadra è una squadra che, scusa, sì, cioè io prendo Maldini, ha giocato una partita e l'ha giocata come l'ha giocata, Pecorini con Foschi ha visto il campo col binocolo, Lactis 2 anni che fa il subentrante, Scapuzzi sia lì, Tordini appena rientrato l'infortunio, prima Fabio chiedeva se fosse in uscita, il procuratore ha detto quello che ha detto, poi ha 1 anno e mezzo di contratto, io se fossi il Lecco gli metterei le catene addosso, dico dove vai, no, cosa vuoi, stai qua, onestamente, anche perché è un 2002, è l'alternativa più facile abuso, voglio dire, no, li puoi alternare bene, puoi farli giocare anche potenzialmente insieme. Ai Stanga, se sempre lì ha giocato solo con la Juve, mi potrebbe andare a fare insomma esperienza altrove.
Martorelli, che vabbè, non lo conosciamo, non l'abbiamo mai visto se non quando l'ha cazziato prima della partita Foschi, è successo davanti a me. Longo andrà in Serie D, Lepore è uno di quelli che da subentrante ha giocato di più, Magni, Achieri, ieri è entrato male, e Zuccon, che è fondamentalmente uno dei potenziali titolari di questa squadra. Cioè, quanti ne ho nominati che hanno visto la panchina? Due. Più che, e la linea laterale per il riscaldamento, più che il campo. Questo è un miracolo. Io qua certo. Dico. Cioè, poi io anche ieri, giustamente, ovviamente, perso la partita così, l'hanno venduta. Oggi ho ricevuto una mail, poi leggitela, te l'ho inoltrata prima della trasmissione. Un papiro così di mail di tutte le partite che sono state, diciamo, vendute negli anni. No, ovviamente. Una mail che ho ricevuto ora, poi. Diventa, per un tifoso diventa facile dire l'ha venduta, se lo dico io mi denunciano perché non è mai, sai, dovrebbe magari fare un'intercettazione alla procura per dimostrarlo, al di là di tutto, sì, no? Poi vabbè, sono cose che ieri abbiamo letto un po' tutti, vabbè, nella rabbia io non riesco a credere a cose così. Se io inizio a pensare che partite vengano vendute giustamente, no, prendo, me ne vado a San Martino, è giusto che sia così, sì, però vabbè, so che il calcio poi è un mondo che fa abbastanza schifo in tal senso, e via dicendo, però io dico, la partita di ieri era un falso mito che la stessimo meritando di vincere il primo tempo. No, ma poi attenzione, cioè era chiamata, secondo me, sta rimonta. Ripeto, uno si prende la responsabilità di quello che dice o scrive, ma uno nel momento in cui non hai ancora raggiunto la quota salvezza, cosa fai con la tua concorrente, tra virgolette, ma no, diretta? Ma non ci credo, cioè non lo so. Cioè, il discorso è che abbiamo giocato, ripeto, abbiamo giocato di fatto male, abbiamo fatto vedere delle cose da vedere, io sicuramente in campo vanno anche i giocatori, ripeto, rispetto comunque il mister che dice le responsabilità sono mie che le metto in campo, e quindi è normale che si prenda questo tipo di carico, però sono i giocatori che vanno in campo, quindi questo aspetto qua poi ci sta tutto, ognuno, sono tutti allenatori, sono tutti tecnici, però devo dire che cerchiamo, ripeto, se uno guarda la classifica e guarda, allora o noi abbiamo capito tutto subito, allora è questo il ragionamento. Se il Lecco ha capito tutto subito, non andando a investire quest'anno, ed è evidente, delle grosse cifre, al pari di altre squadre, e siamo qui in classifica, ci sta che porti a casa i giocatori che vuole portare, perché fino adesso il Lecco, ripeto, ha dimostrato di fare, ha portato una squadra, perché poi sono i risultati. Allora, dobbiamo metterci d'accordo, io sento i tifosi che dice, a me non interessa che Lecco giochi bene, basta che fai i punti e arriva avanti. Se guardo questo ragionamento, dico, sei in linea con le aspettative. Sei in linea con le aspettative, cioè questo è il ragionamento. Allora, io dico, noi non dobbiamo, ma questo ci sta, è normale che, ripeto, uno sente la brezza dell'altra classifica, l'aria pura di montagna in alto, e dice che bello star qua, perché ripeto, se noi andiamo a vedere come stanno anche andando le squadre adesso, vanno tutte ancora col freno a mano abbastanza tirato, ma tu per tutta una serie di motivi che non possiamo sapere le motivazioni di fatto degli altri, cioè una squadra come il Vicenza, per me, doveva essere già... Prima con 10 punti sulla squadra. Ma certo. È un campionato dove fanno il ciapa, no? Ma certo, con un giocatore che gli dà quasi mezzo milione di ingaggio, cosa c'è? Sono pazzi, attenzione. L'ingaggio del giocatore centravanti del Vicenza paga 10 ingaggi medie dei nostri. Io leggevo le cronache di Piacenza ieri, il punto, se lo sono anche presi abbastanza bene, cioè, poi io la partita l'ho vista, no, io leggevo un po' le cronache di là, dico, sì, è stata una partita bene, combattuta, vinceva il Padova fino a un quarto, sì, d'ora dalla Padova fine, non poi è la squadra che abbiamo visto qua senza, no, la no, squadra che iniziò la prima sparata, rispetto alla squadra che abbiamo visto qua hanno inserito Crivello, l'esterno sinistro che hanno preso dal Palermo l'altro giorno, per il resto era la stessa squadra, dico a livello di rendimento, ecco, tu calcola che il Vicenza, beh, una squadra forte, è chiaro, hanno segnato a un quarto d'ora dalla fine col del pareggio, sì, un traversone dalla destra, è arrivato Ferrari, l'ha messa dentro, sì, sì, sì. Ricalcoliamo che Vicenza ha avuto fuori anche Ronaldo, quello che hanno preso dal Padova, è rientrato ieri negli ultimi 10 minuti, quindi sabato ci sarà, è una squadra che ha delle potenzialità incredibili, ciò voglio dire,
Qui c'hanno un attacco Rolfini, che era il capocannoniere del girone B l'anno scorso, Ancona 18 gol, e Ferrari, quindi parliamo di 36 gol sulle due punte. Quindi poi hanno Dal Monte, che è un esterno destro molto forte, hanno, cioè, han preso Cavion dalla, che gioca in mezzo, dalla Salernitana in Serie A, cioè, quindi hanno Gerardi, l'esterno destro, che è alto 2 metri, che ti dà una spallata e ti butta là, quindi è una squadra forte. Poi hanno, hanno preso quel ragazzo che a me piaceva tantissimo del Sereno, Jimenez, che mancino molto bravo, che è entrato ieri, l'ha messo lì in mezzo al campo, è un bel giocatore. Quindi sia gli 11 titolari che tutte le riserve sono di un livello nettamente superiore a tutti gli altri, quindi parliamo di una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. Poi chiaramente un po' di alti e bassi, però questo allenatore qua ha cambiato un po' anche il tipo di gioco, eh. Cioè adesso sono molto offensivi, gioca, come ripeto, come dicevo prima, attaccano con 5 uomini contemporaneamente. Mi sono dimenticato Stoppa, ex Novara, ha fatto una partita da fuori, che ha fatto una tripletta domenica anche, scorsa, quindi voglio dire, cioè hanno di quei giocatori che obiettivamente, se non facciamo una partita al 300% non vediamo pallone. È una squadra che in trasferta però qualche partita di troppo l'ha sbagliata. È una squadra che devi affrontare con grande intensità per 90 minuti, se no qualcosa come 500 biglietti, insomma, vero, questo si sapeva già da Vicenza, sì, vero, questo si sapeva. A noi fa piacere, perché comunque anche a vedere le partite con un po' di pubblico anche dalla parte avversaria è sempre una cornice diversa, capito? Per noi sarà una partita, non dico proibitiva, però molto complicata, molto complessa, soprattutto che perché per le condizioni di alcuni giocatori che abbiamo in questo momento, e non abbiamo i ricambi all'altezza, quindi poi sai giocare, dipende, insomma è un problema. Secondo me va fatta anche una valutazione se è il caso di giocare con centravanti, perché se fossi io proverei a giocare con due piccoletti davanti, perché loro sono forti, grandi e grossi fisicamente. Magari puoi provare a sorprendere un po' sulla velocità, non lo so, queste poi sono cose tecniche, però tecnico-tattiche, però un ragionamento del genere, non avendo, proverei anche a farlo, perché comunque Pinzauti con queste armadi di 2 metri, giocando palla lunga come facciamo spesso noi su di lui, secondo me va in difficoltà, spesso. Ma proprio perché questi ti chiudono, non ti danno spazio, capito? Vabbè. Vediamo un po', però poi ci vuole Zambataro, tiri fuori un po' gli attributi, perché è un giocatore che in teoria deve farci dare il cambio di passo, di velocità, però fa fatica, cioè non so se c'è qualche problema, qualcosa, perché nelle condizioni in cui l'abbiamo visto ieri, secondo me non so se vale la pena farlo giocare, perché comunque noi la nostra forza sono sugli esterni, se lì non riusciamo a spingere come dobbiamo diventa un problema, poi abbiamo difficoltà tutta la squadra. Walter, ti correggo, non sono più gemellati col Como da un po' di anni, da un po' di anni. Chi ha detto che sono gemellati? Erano gemellati col Como. Io non ho detto. Walter, ti scusa, non sono più gemellati, anzi c'è una certa antipatia per fatti che sono successi a Como un po' di anni fa. Vabbè. I voti ragazzi, allora io devo quando parliamo di Magni devo valutare anche il fatto che a Busto ha preso 5, ha sbagliato gol e via dicendo, ha sbagliato atteggiamento e tutto. Magni nelle ultime 6 partite che ha giocato ha preso un 6, credo, quindi ti tolgo un saluto. Oggi Ivan, abbiamo incrociato un giocatore che usciva da dover mangiare, ha abbassato la testa, ha tirato sì. Non so se te ne sei accorto, sì. Quindi dai, okay, per favore, mi dispiace far nomi e cognomi, però vabbè, cioè nel senso, quando fai il professionista e sei in una piazza importante dovresti accettarlo, e forse vabbè, però voglio il dire, problema di ieri non era Magnita, è santo Dio. No, di ieri, poi sicuramente poteva avere, l'abbiamo detto, cioè, 100.000 volte, può avere un atteggiamento diverso, perché se sei professionista devi accettare anche giocare 20 cazzo di soli minuti ogni volta. Busto, a parte in cui, ripeto, ha preso il voto più basso di tutti, però va bene, se vogliamo dimenticarci e dare del folle alla gente. Però voglio dire, anche Dudu è un altro di quei giocatori che sta giocando nettamente al di sotto del rendimento, ma anche perché potrebbe avere, ma io sono d'accordo con ma te. Anche perché avendoli visto giocare uno l'anno scorso, uno 2 anni fa, cioè sappiamo di che cosa possono dare, questo è il problema, capito? Io lo vedo anche se noi non l'avessimo mai visti, potevamo dire vabbè,
è scarso, ma avendo visto giocare Dudu due anni fa, cioè, cazzo, è uno che in certe partite ha fatto la differenza, voglio dire. Lo vedo anche appesantito. Poi un'altra cosa, cioè, adesso io bisogna dirgli a Bonaccina di metterti sotto i tacchetti giusti, perché non è possibile che tutte le partite scivola. Cioè, ma com'è possibile? Qua parliamo di professionisti, cioè io ma voglio sperare che i tacchetti se li mi infervoro perché vedo questi giocatori che non riescono a stare in piedi su campi da calcio. Cioè, ma mettiamo le scarpe giuste, con i tacchetti giusti. E è un giocatore che basa la sua forza sulla velocità, mi fa due passi per Scarliga, cioè non è possibile una roba del genere, capito? E anche queste sono piccolezze, però sono dettagli che fanno la differenza, perché se tu riesci a essere aggrappato al terreno, quando riparti con lo scatto che c'ha, rubi un metro subito all'avversario, i primi due metri, quindi voglio dire, se io comincio a patinare, dopo non sto in piedi, dopo scivolo, non sono utile alla causa della squadra, capito? Sono d'accordo con te. Ci abbiamo qualcosa da mandare? No. Parlo. Testuale, sì, manda. Manda pure. Buonasera. Non lo vedo però. Bella miseria. Bello lungo, Buonasera a tutti. Il match di domenica buono fino alla fine del primo tempo, quando avevamo virtualmente tre punti in cascina, è stato rovinato da un imbarazzante secondo tempo in cui siamo calati fisicamente e mentalmente, facendo cagate pazzesche, errori gravissimi, ma soprattutto abbiamo fatto una figura di merda indecente davanti a tutta Italia. Nel secondo tempo non abbiamo fatto niente. Subire 4 gol in un tempo da una squadra che ha perso le ultime 5 prima di ieri, partite di fila, significa avere la testa altrove e non onorare la maglia. Bisogna avere rispetto nei confronti dei tifosi giunti a crema sotto l'acqua e la nebbia. La cosa gravissima è che nessuno della proprietà si è scusato con tutti i tifosi. Parlando della proprietà, il mercato che sta facendo finora è insufficiente. Buric non mi sembra adeguato, Cusumano si spera non sia un caso umano. Serve un esterno perché Zambatari è un'involuzione paurosa, urge riportare alla base resta subito. Oltre ciò ci siamo privati di Maldonado, pessima notizia. A me non piaceva ma non andava dato via, visto che Galli più di un'ora non la regge a causa dei due infortuni avuti al crociato. In tutto ciò non si prenderà un vice Battisti e un vice Seglia adeguati, malissimo. Oltre ciò, con le uscite siamo in ritardo, mi riferisco a Scapuzzi, Stanga e Longo. La situazione è gravissima in tutto, malgrado la classifica attuale, inceppata alla fine. Io spero un cambio netto di passo dal prossimo match, che sarà difficile. Comunque, sempre forza Lecco nel bene e nel male. Disamina approfondita, ecco. Insomma, di. Non so. Ecco, l'unica cosa, voglio dire una cosa su Cusumano. Cusumano è un buon giocatore, tra l'altro, un giovane 2001. Io lo seguivo già dai tempi del Cagliari, è un mancino, è uno che è forte fisicamente perché è oltre un metro, è più un metro 93 di altezza, quindi è uno che da un punto di vista anche delle palle alte ci può dare una mano. È comunque uno che ha già un campionato di Lega, anzi due campionati di Lega Pro alle spalle, un anno Olbia, un anno l'anno scorso la Vispesa, dove ha fatto bene prima di essere squalificato per 10 domeniche. Quindi è uno un po', come dicevi te, che spesso incorre nella munizione, nel fallo, però è un giocatore che è un buon giocatore, ecco, non è che come posso dire, come alter ego di Enrici, ci può stare bene, ecco questo, però non è sufficiente, come ripeto, come dicevo prima, perché è andato via Rossi, non abbiamo sostituto, è andato via Purro che vabbè giocava poco, però abbiamo perso due mancini di ruolo, quindi secondo me qualcosa lì bisogna fare. E poi adesso, se va via Maldonado, come sembra va via Maldonado, lì in mezzo ci resta vuoto, diciamo che non lo so. Siamo al 98%. È anche sì. Vero che mancano ancora 3 settimane abbondanti alla fine del mercato, quindi qualcosa si può fare ancora. Sì. Però se gli over li scambi e basta, c'è molto da scambiare. Lo scambi Dudu per però, come ripeto, se li scambiamo come abbiamo fatto Maldonado Ardizzone, va bene. Il problema è non fare prendere. Per me numericamente. Faccio un esempio di se mi tengo Sangalli, lo posso fare. Sì. Anche perché Sangalli e Under, mi ripeto, se lo scambio è anche un problema. Cioè, io volontariamente rimango senza centrocampista. Mediano, volontariamente rimango senza mediano di riserva. Ma scusa, va bene Matteo. Però se Sangalli in tutto un girone di andata
l'allenatore non gli ha fatto giocare un minuto in campionato. Vabbè, ma la motivazione l'ha data perché aveva davanti Galli e Maldonado. E tanto Maldonado è andato via comunque, però. Cosa vuol dire? È una stupidata questa qua. Cioè non è che, voglio dire, allora ne ho davanti due, un altro lo escludo completamente. Non lo so, io mi rifaccio a quello secondo me un allenatore deve guardare quello mi che... Mi rifaccio a quello che è stato detto. No, infatti, però è un'affermazione che non condivido. Cosa vuol dire? Se io ho 29 giocatori in rosa, guardo lo stato di forma di un giocatore. Non guardo che ne ha davanti due e il terzo non lo faccio giocare. Cosa vuol dire? Ivo, qui ci scrivono perché quando perdiamo male i giocatori non parlano. Questa è una cosa che senza palle ed è rispettosi verso la piazza, è già successo altre volte, tant'è vero che ieri poi nel post partita questa cosa l'abbiamo anche fatta presente, perché cioè, fammi capire, prendo 4 pappine a Vicenza, parla solo Tacchinardi, 5 pappine a Pordenone, parla solo Foschi, 4 pappine a Crema, peggio sconfitta dell'anno per me, per come maturata, non parla nessuno, cioè parla Foschi, non parla nessuno, c'è un capitano, Luca Giudici va a parlare il nome della squadra. Ma mi sembra semplice, se fa la faccia storta, con tutto il bene, cioè, cazzi suoi, non lo so se sia andata così, no, ma faccio un'ipotesi, no? Oneri onori. Sono anche le abitudini, per esempio, che una cosa che non va è quando i giocatori, ma anche nostri, è capitato magari poco quest'anno, magari più lo scorso anno, quando si perde male vanno sotto i tifosi, ma queste cose mi fanno girare i coglioni, perché sono quelle cose che poi... cioè sì, faccio vedere che sono sceso e poi il problema è che uno deve prendersi le proprie di fatto responsabilità. Io ho apprezzato l'allenatore del Pergo Crema quando dice che comunque venivano da 4 sconfitte consecutive e il primo tempo comunque hanno avuto un paio di occasioni che è stato comunque bravo il nostro portiere a neutralizzare. Gli ha detto: ragazzi, voi andate avanti, perché poi succede la scintilla e succede, e infatti è successa quella cosa qua. Quindi io parto dal presupposto, noi non abbiamo anche squadra dei giocatori con una personalità altissima, anzi magari mi sbaglio, ma dato che non parlano, io non posso sapere se abbiamo dentro gente che ha le palle o non le ha, perché cominciano anche i momenti giusti, perché io quando ho visto la settimana scorsa la beatificazione di tutti i tifosi, la bella parola per tutti, le belle parole o le parole di incoraggiamento devono uscire nei momenti che ci sono delle difficoltà. Secondo me è più facile dire sono tutti bravi quando le cose fanno bene, probabilmente bisogna cercarsi di legare nel momento in cui le cose non vanno. Dato che, ripeto, ieri, e quando si parla del rispetto dei tifosi, condivido anche quello che è arrivato prima, il ragionamento è: ma noi siamo una squadra che ha comunque una gerarchia all'interno oppure decide sempre ed esclusivamente qualcuno? Perché sappiamo che negli spogliatoi ci sono o i più anziani o quelli che hanno praticamente più portate, avere anche dei rapporti con la tifoseria o che si prendono le responsabilità. Il fatto stesso, cioè, però io non lo capisco, perché se no è una cosa, secondo me qua ci sono anche qualche responsabilità sul fatto della società, perché uno dovrebbe dire: hai giocato la cazzo? Vai a dirglielo ai nostri tifosi. Attenzione, ma può capitare, nessuno che gli fa il processo, però io parto dal presupposto che queste cose un tifoso... Ma fa parte del tuo essere calciatore professionista a Lecco, ma certo. Come lo fa parte del tuo essere calciatore professionista a Vicenza, scusa, ma fa parte del tuo essere calciatore professionista anche a Crema, dove sono pochi, però c'è della gente che è una questione di numeri. Quando parlano allora io Celiac non so neanche che voce abbia, parlato tre volte in tre anni, io non l'ho mai sentito. Quest'anno te lo dico, chi ha parlato? Buso, Giudici, Ilari, Battistini, vabbè, Scapuzzi, cioè, con la prossima. Ci sono dei giocatori che io non so neanche. Galli, mai sentito parlare. Pinzauti un paio di Pinzauti, volte. Pinzauti, non lo so. Vabbè, cioè, ci ha parlato, vabbè, due volte, poi ha squalificato. Sì, voglio dire, però quando parlano, cioè, parliamo di cosa stiamo parlando. Guarda, a memoria, poi non posso ricordarmeli tutti. Quindi voglio dire, è una cosa che va. Te la faccio la statistica dei post partita. Vicenza ha parlato, poi c'è sempre quando si è trasferta. Il Pullman deve partire e il Pullman aspetterà 5 minuti in più, cioè fammi capire, il Pullman è partito, ho capito, cioè, se c'è avanti 5 ore di trasferta parti un quarto d'ora dopo.
dopo, capito, arriverà il quarto d'ora dopo, mi sta bene tutto, c'è per tutti la trasferta. Vai Vicenza, parla su Tacchinardi. Con la Prosesto ha parlato giudici, ma invece è stato il qui pro quo dell'esonero di Tacchinardi. Con la Juve Next Gen, in cui c'era ilarità dopo la sconfitta comunque in Coppa, ha parlato Sangalli, oltre a Foschi, l'allenatore ha sempre parlato. Col Trento ha parlato Scapuzzi, che ha fatto gol al finale. Pordenone, solo Foschi. Con la Propatria hanno portato Ilaria a dire cagate, ma perché gli hanno messo in bocca cagate. E ieri è arrivato solo Foschi. Quindi nelle ultime tre partite ha parlato di fatto solo tre partite fatte. Mai sentito. Cioè, quindi voglio dire. Sì, ma cioè, due anni. Quindi voglio dire, non è una cosa che c'è da oggi, è una roba che va avanti da tempo. Come ripeto, mai farebbe piacere anche sentire una volta i giocatori che non si sa neanche che voce hanno, però vabbè, non è mica un problema. È sempre facile quando va tutto bene. Ma no, ma ascolta, cioè, voglio dire, si può anche perdere, non è mica la fine del mondo. Come ripeto, noi dobbiamo, il nostro campionato è quello di salvarci, per cui una volta che siamo salvi, tutto quello che viene in più, quindi non è una tragedia di proporzioni biblici. L'anno scorso eravamo conciati molto peggio, perché a questo punto avevamo 23 punti, quindi voglio dire, adesso che ne è 35, quindi abbiamo 12 punti in più, la situazione è un pochino migliore. Però anche se perdiamo una o due partite di fila non muore nessuno, cioè non è che li mangiamo. Però ci vorrebbe anche secondo me, un approccio diverso da parte della società nei confronti dei media, ecco. Della piazza. In generale, non è qua che si è a fare un tramite, di fatto. Capito, anche perché comunque noi cerchiamo di valorizzare il prodotto Lecco nel bene e nel male, per cui se anche la Calcio Lecco dà una mano in questo senso, penso che ci guadagnino tutti. Ieri Milan ha preso due gol da deficiente, ma il tuo capitano ha detto abbiamo preso due gol da deficiente, cioè, mi sembra una cosa abbastanza normale. Allora, nel calcio si vince e si perde, voglio dire, ma è bello del calcio. Una volta al primo tempo eravamo tutti entusiasti che vincevamo 2-0, poi siamo passati dalla gioia alla delusione. Però vabbè, io avevo il cazzo girato perché stavo prendendo. Sì, però dopo ti incazzi. A dire la verità, però ti incazzi. Però quest'anno abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni. Abbiamo vinto Novara, abbiamo vinto Trieste. Quindi voglio dire, non sono solo dolori, ci sono state anche le gioie. Allora, quindi bisogna essere anche bravi un po' a calibrare tutto. Però, come ripeto, quello dell'equilibrio nel calcio è un problema abbastanza. Non è che siamo lì col fucile puntato se perdono una partita. Allora, mercato insufficiente se la società puntasse realmente al vertice, ma nei fatti abbiamo dimostrato di non puntarci. Mercato comprensibile se l'obiettivo è la salvezza, è inutile girarci intorno. Parliamo di Tordini, che fine ha fatto, con chi lo scambiamo? Beh, ieri è subentrato, un cameo di fatto. Ma Tordini bisogna avere pazienza, cioè viene da quasi un anno e mezzo di infortunio. Secondo me, come dicevo anche l'altra volta, è un anno spaccato. Bisogna avere pazienza. L'ideale era farlo giocare un po' di partite nella primavera prima di farlo giocare in prima squadra. È facile in questo periodo, con queste squadre qua così forte, non vede il pallone. Anche perché è piccolino, per cui ha bisogno di tempo per entrare in forma. L'ideale, come dicevo, ho detto più volte, gli facevamo fare un po' di partite nella primavera, prendeva un po' di ritmo partita e niente. Come ho già detto l'altra volta, le affermazioni del suo procuratore, se sono quelle che sono state riportate dalla stampa, sono secondo me fuori luogo e non fanno certamente il bene del campo del giocatore. Sì, te lo dico io, me le riportate io. C'ho anche le sue conferme. No, ma dopo sono state riportate anche da altri, perché quello che riporta le Cociane poi viene riportato da tutto mercato web. Però è partito da questa stanzetta qua. Quindi voglio dire. Poi se gli altri abbiano preso, fatto il taglio Venega. Però è un giocatore che è fermo da un anno e mezzo, poi ha avuto due fortuni abbastanza delicati. Quindi bisogna avere pazienza con quel ragazzo qua, è un ragazzo che ha bisogno di fiducia come tutti i ragazzi giovani, quindi bisogna dargli il tempo di recuperare la condizione, soprattutto dal punto di vista mentale. Non c'è più un giocatore che ha tolto il saluto, che fa finta di non vedere quando si entra negli stessi locali, e sono i giovani, tra l'altro, è quello che fa un po' dispiacere.
Sabato il Tranel Grati c'è qualche squalificato, però a me non pareva che pensavo tipo, no. Battistini non lo so, no, perché appena, no, secondo me se entra penso sia intorno all'ottava così. Non lo so. Adesso te lo dico. E portiere qualcuno ha scritto di Pinzauti, ma non mi sembra sinceramente che Pinzauti fosse tac. Dico subito che c'avevo l'elenco aggiornato. No, perché allora i diffidati erano Irrici, Melgrati e Girelli. Melgrati l'abbiamo detto, gliele abbiamo già dette ieri e anche stasera. Poi hanno unito Battistini che era fuori, non erano i diffidati. Pinzauti non erano i diffidati. Ilari è appena rientrato, ha saltato Vercelli. I Magni che non erano i diffidati, quindi Melgrati. Che è una perdita, insomma, per noi è un'assenza importante. È arrivato oggi, è ancora arrivato come giudice sportivo perché giocavano stasera. Quindi il secondo portiere chi è? Stucchi, Stucchi l'ultima partita, vabbè, a parte la coppa l'ha giocata quasi alla, no, ha giocato con la Pro Sesto la partita dopo, perché a Vicenza abbiamo giocato il mercoledì e poi ha giocato, poi non ha più giocato a parte la coppa con la Juve, e quindi cioè, non gioco per sei mesi. D'altronde il portiere di riserva, questo è. Sì, lo so, per quello mi aspettavo un attimino un po' più di accortezza da parte del titolare, che è quello grande, quello mi gira i coglioni. Cioè, per me è un portiere. Poi vedo fatto portiere da scarso, per 20 anni. Un portiere che in 20 partite, 21 partite prende, e che tra l'altro le prime non le ha giocate, prende 5 ammonizioni di cui 3 per perdita di tempo, per me non sta in cielo in terra. Poi c'è Sbraire, si fa di tutto per prendere, quello mi ha dato fastidio. Poi già i coglioni, no. Questa cosa qua, perché se poi domenica gioca Stucchi e noi perdiamo 1-0 perché Stucchi fa una cagata e che ci può stare e fa parte del gioco, poi lei è morto, questo morto, cioè non puoi neanche sognarti di farlo. Sai che a Lecco con i portieri c'è poca pazienza, quindi basta un attimo che viene accompagnato alla porta, quindi insomma situazione delicata, quindi non è che vediamo, insomma, speriamo che magari fa una partita della vita. Mi coglioni, perché cioè alla fine poi l'hai lodato fino all'altro giorno, perché ha avuto una prestagione veramente peggiore possibile, è morta la mamma, il Covid, infortuni qua là su giù, gioca bene, porta a casa punti, vai a Crema, prima partita dell'anno, diffidato, sai che c'è Vicenza, che quindi c'hai 800 tifosi dietro il culo e ti fa, e inizia a perdere tempo al quinto minuto di gioco. Sono d'accordo con te, sì, è proprio. Però voglio dire, le partite si vincono anche curando i minimi particolari. Beh, cioè, soprattutto. Mi riferisco alle ammonizioni, mi riferisco a mettere le scarpe giuste quando si gioca a pallone, mi riferisco a questo genere di situazioni. Cioè, il professionista deve seguirle, questo, anche perché c'è solo quello da fare, non è che poi deve andare a picchiare la mazza al Caleotto. Cioè, però voglio dire, col senno di poi, forse ieri era la partita che dovevi far giocare Stucchi. No, cioè, io per la portiere titolare mi aspetto che sì, cioè, però allora, se apprende l'ammonizione perché Ivan fa fallo su rigore, lo salta, lo fa fallo, prende il giallo, sì, dico va bene, fa parte però del gioco, cioè prenderla per perdita di tempo non ci sta. Sì, però anche qua dipende sempre poi come hai il posto della situazione, il fatto dei tuoi giocatori, perché comunque se capisci che anche cioè, psicologicamente nella partita di ieri probabilmente aveva la testa da qualche parte o aveva qualcosa, cioè tu devi essere comunque nella situazione quando fai anche la prepari la partita di capirle quelle cose qua. E poi calcoliamo che il terzo portiere è un 2005, quindi voglio dire, ecco. Insomma, quindi non lo so. Anche lì il discorso dei portieri farei un ragionamento un po' diverso, dalla situazione che c'è adesso, senza spendere delle follie, però come dicevo il terzo portiere è un 2005, quindi la primavera, sì. Ha giocato due partite, ha giocato in primavera quest'anno, ha giocato sì, con Renate e la Pro Sesto, se non vado sbagliato. Con la Pro Sesto di sicuro, perché l'ho visto, penso che è arrivato. Ma Luke, il problema è che ha iniziato dopo
dopo 50 minuti, intanto dopo 5 minuti, la prima rimessa che abbiamo segnato dopo 35 secondi, e iniziato dopo 5 minuti, e quello che io dopo 5 minuti ho detto ma scusa, e l'arbitro è andato a dirglielo, ha detto guarda che, e comunque secondo tempo 40 volte la palla fuori di là e la sposti sull'altro che devi calciare sui lari, e l'arbitro non è stato secondo me sufficiente ieri, e poi c'è anche il 2-2 fuori gioco qua là su giù, non è tanto colpa sua quanto dell'assistente, è stato anche paziente sul tema, magari proprio perché sapeva anche della diffida, e posso, insomma, sembra che pazienza ne abbia anche portata a sufficienza, e... gira le palle francamente, perché poi non è solo quella, cioè tu è personale, no, no, e porti via pure le squalifiche gratis, perché se che ne so, Enrici fa fallo da ultimo uomo e prende l'espulsione o prende la punizione e mi salta con Vicenza, però non piglia un gol, va bene, prendi, fai fallo da rigore e non prendi gol, e pari il rigore, va bene, va bene, ci sta, sono cose che fanno parte del calcio, non sto dicendo questo, gratis no. E questo è poi la sintesi ieri della partita, per come la vedo io. Quello, poi ci scrivono che con una vittoria sarebbe, dove ci sarebbe stato l'inferno blu celeste, ora si rischia la figuraccia. Devi fare. Purtroppo comunque, così. Loro adesso, per carità, quando si muovono sempre in tanti. Quindi a sesto erano i 500 in un'infrasettimanale. Ecco, quindi da questo aspetto qua è una tifoseria che si muove, storicamente la tifoseria. 7.000 tifosi in casa. E d'altronde cosa devi fare? Non è che, ma è una bella cosa, dai, comunque... Io, a me piace vedere lo stadio pieno, dai. Esatto, no, ma questo... Poi abbiamo visto, mi ricordo la partita epica con Livorno, che abbiamo perso poi 1-2... giocando una grande partita, c'era la curva era tutta piena di tifosi del Livorno, però sono belle partite che comunque anche giocare contro l'Albino Alef, contro il Renate, no, ti viene la tristezza. Cioè ti viene addosso non la tristezza, peggio ancora, giochi contro niente, quindi almeno giochiamo contro delle squadre blasonate, poi che vinci o che perdi va sempre bene, l'importante è vedere una bella partita, che la tua squadra dà tutto quello che può giocare, poi se gli altri sono superiori è giù il cappello, cosa vuoi fare? D'altronde uno spende 5 milioni di euro, non puoi pretendere che uno che ne spende 5 volte meno faccia le stesse cose, cioè è un dato di fatto, perché poi ora alla fine si parla di soldi, perché il mondo del calcio è un mondo dove vincono quelli che comprano i giocatori più forti in tutte le categorie, dalla serie, dall'eccellenza fino alla Serie A, qui è no, ma poi che non abbiamo comunque parlato, e comunque dovrebbero uscire dei giocatori, e non ho capito chi va in giro e chi li vende questi giocatori, perché io parto dal presupposto che faccio una media del pollo fra, senza farmi cazzi degli altri, di fra Maldini un altro saranno 150.000 euro netti in tre di ingaggio. E beh, lì ti vai a prendere magari un signor centrale, per esempio, oppure un centrocampista di determinati tipi di caratteristiche, oppure vai a integrare sul discorso di punta, perché se poi alla fine ci si vuole vedere anche il saldo dei giocatori, quanti ne escono e quanti ne vanno, perché 29 erano già tanti nel girone di andata, secondo me. Per esempio stavano trattando questo, anzi gli hanno fatto una proposta a questo Zanchi del Padova, che è un difensore esperto, non è altissimo, però un difensore di categoria, insomma, giocato Catania, via discorrendo. Sì. E, però a quanto pare non ha accettato, quindi tra l'altro ieri non ha giocato nel Padova, e quindi quello poteva essere una buona soluzione come... Ma perché il tetto dell'ingaggio è l'ECO per scelta, questa è scelta società, se arriva a un certo punto o integra chi lo vuole infilare, oppure di fatto non si prende. Renate Pecondria mi fa sempre ridere. Cosa? Renate uguale Pecondria. La tristezza. Cioè. Sì, beh, è bello, dai, termine lecchesissimo, poi ci sta. Mi piace. Sì, l'ho pensato, ma poi parliamo Virtus Verona, Arzignano, tutte queste squadre qua, il tifo è zero, non è che... Beh, io sto volendo rispondere a Matteo Longoni,
di tifosi nostri quanti ce ne saranno. È normale che sicuramente ci sarà un po' di effetto volano anche l'entusiasmo dopo la partita di ieri, un po' di gente l'ha tolta, anche perché diciamo lo zoccolo duro comunque c'è di fatto in casa, poi ci sono quelli che si fanno anche tutte le trasferte, quindi massimo rispetto lì, però poi devi andare a pescare sul tifoso che storicamente in una partita di questo tipo è facile che vada a prendere quello che viene poco allo stadio, perché comunque Vicenza sicuramente è una partita di richiamo, una partita anche, cioè, secondo me, che fa parte di un repertorio dell'Eco in Serie A e B negli anni 60, quindi... Ma io penso che gente ce ne sarà, eh. Sì, però comunque sicuramente si vedrà l'incremento, però è normale che se arrivavamo a casa con una vittoria sicuramente... da due, sta settimana che continuavano a rullare i tamburi, sicuramente facevamo, non dico il pieno, però un 3.500 secondo me arrivava. Sì, in un complesso posso aspettarmi 3.000 persone, complesso, poi sì. Ma sì, dai, io voglio sperare che a 2.000 si riesca ad arrivare, perché comunque... È vero la mazzata e tutto, però comunque è l'Ecco Vicenza, santo Dio, se uno sì, vuole poi andare viene a vedere comunque anche una quinto in classifica. Viene a vedere l'Ecco che è quarto, è vero che ne ha presi quattro, però comunque è quarto a quattro punti dalla prima in classifica, e stiamo parlando poi dall'altra parte di avere un Vicenza, arriva gente, una signora squadra qua, là, su e giù. Beh, sicuramente sì, mi aspetto, cioè, a parte il pubblico che arriva da Vicenza, ma ha più appeal un Lecco Vicenza che un Lecco Pordenone. Appunto. A Pordenone ci sono 900 persone, cioè 900, hanno fatto la Serie B questi qua l'anno scorso. A Vercelli la media è 800 persone. Nelle ultime partite Lecco ha fatto 1.400-1.300, quindi voglio dire. Vercelli, c'è stato, Trieste, adesso. Noi avevano la curva un'ora e la curva era vuota. Trieste, adesso ci sono 800 persone della Triestina. Penso lo stadio del genere. 30.000 persone, conti. Quindi quest'anno siamo sempre il terzo, quarto. Beh, Padova e Vicenza, ecco. Poi siamo lì, non è che c'è tanto altro sopra di noi, Sì, sì, dire. Perché anche a Novara poi non c'era poca gente, però molto, molto grande lo stadio, quindi sei 3.000 in uno stadio a 15.000, è un po'. C'era gente comunque, ma un bel clima. Stasera hanno intervistato il DG, quello dei fiori d'inchiostro, domanda cosa farete per incentivare lo stadio pieno e dobbiamo fare una grande prestazione. La prestazione la fai quando giochi, appunto. Va bene. Non l'ho vista, però. Vabbè. La io ecco, vedi, quando sento, puntiglioso. Allora, quando sento queste cose, e poi dopo sembra che ce l'ho su quelle persone, allora mi appello al quinto emendamento, che è della facoltà di non rispondere. Perché sinceramente, fiumi di parole come i giallisti, fiumi di inchiostro, diciamo qualcun altro. No, ma io mi fido, lo so che sei puntiglioso, quindi non sto dicendo che tu abbia detto una cosa non corrispondente alla realtà. Però lo voglio chiedere avanti, ma come mai altro, il centravanti della Pergolettese non si va a prendere un giocatore così? È il 2003, abuso. Ecco, no, appunto, ex centravanti primavera dell'Inter. Ma io dico, cioè, non penso che... mi conosce i giocatori. No, appunto, ma perché tanto è arrivato via anche a gratis. Calcolate che Sangalli era il capitano della squadra primavera era dall'anno scorso, dove giocava Biuso, che era centroavanti, ok, e poi c'era Sangalli, era il capitano di quella squadra lì, ecco. Allora questo Biuso a Crema gioca e Sangalli no, e sono tante le domande che uno si deve fare, capito? Io, come ripeto, Sangalli l'ho visto giocare negli ultimi 3 anni, per me nella squadra di quest'anno poteva giocare tranquillamente. Lo dico e lo ripeto tante volte, mi dispiace che vada via e va a va al Trento, se lo fanno giocare darà delle belle soddisfazioni, perché è un giocatore che, come ripeto, innanzitutto i giovani hanno bisogno di avere fiducia, perché bisogna dar fiducia, farli giocare un po' di partite, però è uno, questo qua, che ti avrebbe preso in mano la squadra, perché è un giocatore di carisma, è uno che... Sì. Cioè, gioca testa alta e nel precampionato estivo che è stato, esatto, disastroso, anche quando ha giocato con la Juventus ha fatto una bella partita, eh. E te ti sembra normale che uno fa un partitone in Coppa Italia, segna e poi
come se non avesse giocato. Ma neanche Stronzo comunque era stato uno dei più positivi. Adesso non dico che devi fargli fare 90 minuti, però buttalo dentro un quarto d'ora, 20 minuti, fagli prendere un po' di confidenza col cane. Io questo integralismo da parte di alcuni allenatori non riesco a comprenderlo veramente, perché cioè dare, escludere a priori qualsiasi tipo di alternativa a quei 10 o 11 che tu hai, cioè è una cosa che non riesco a capire, a comprenderla. E ci sono questi allenatori, perché Sarri è uno di questi, cioè prendono in considerazione sempre quei 12-13 e il resto non conta zero. Cioè voi pensate anche un attimo all'umore che può avere un giocatore del genere, cioè che si allena tutto l'anno in maniera seria e non viene preso in considerazione. Cioè, se uno ha giocato pallone, queste cose le comprende perfettamente. Dopo possono dire gioca chi merita. Ecco, io quando sento dire un allenatore che dice nell'Ecco con me gioca chi merita, non è vero che gioca chi merita. Ma va. Gioca chi merita, però. Esatto. Questa qui è una puttanata, perché non è vero che gioca chi merita, giocano sempre quelli, che è diverso. Ok, basta. Poi allora uno deve dire che a me, se uno mi sta sui coglioni, non lo faccio giocare. Questo è un discorso realistico da fare. Ma io non posso accettare che uno mi dica, quando fa l'intervista, no, gioca chi merita nell'Ecco. Non è vero, perché ha sempre giocato quei 12 o 13 o 14 e basta. Gli altri non sono neanche stati presi in considerazione, capito? Basta, questa è la verità. Poi comunque i numeri non mentono mai. Se uno ha fatto zero presente, abbiamo 5 o 6 giocatori che hanno zero presenze in un girone di andata fatto di 18 o 19 partite. Beh, fai 20 con la Virtus Verona alla fine, dai, la consideri una lo stesso Stanga, difensore, capitano della primavera del Milan. È possibile che non sia in grado di fare un minuto di presenza in un girone di andata in una squadra come l'Ecco? Cioè non lo so io, non lo so. Se mi sono tornati ai tempi di Raggio, non dello so. Stilo che va giocato, si è rotto, povero Cristo, tra l'altro. Vabbè, no. Lo stesso Rossi, guardate che quando ha giocato ha sempre giocato bene quel ragazzo qua, cioè siamo riusciti a darlo a San Donato Tavernelli, che adesso lì è una squadra di bassa classifica del girone D, ma lì lo faranno giocare e fa un signor campionato questo, perché è veramente bravo quel ragazzo qua. Poi è bravo a crossare, cioè poi è un mancino puro. Adesso non abbiamo più neanche un mancino noi, a parte Ilari, o Ilari come si chiama, non abbiamo più nessuno. Ilari però. E adesso facciamo giocare Chili così, padre eterno. Vai. Perché Zambataro non è mancino. Sì, beh, abbiamo Cusumano, però Cusumano e Ricci, vabbè, però sono due centrali. No, Zambataro è un destro adattato a sinistra. Sì, che poi calcia bene anche di sinistra. Sì, per carità, però voglio dire. Perché Zambataro adesso, te l'ho detto, vuoi fare due giri in panchina probabilmente. Il posto fisso non fa bene. No, faceva ridere ieri perché ero stavo preparando la roba nel tunnel degli spogliatoi. Diciamo nell'anticamera del tunnel spogliatoi. Ho visto passare due giocatori e ho detto sì, vabbè, ma tanto poi vuol dire alla fine, cioè, anche se non vedo chi entra, tanto anche senza formazione in mano, quelli sono che non è come, vabbè, insomma, vabbè. E quindi non abbiamo ancora uno, il mancino Maiolo, vabbè. Scherza Walter, perché poi la gente poi pensa che queste cose le diciamo noi di nostra inventiva, fondamentalmente tre quarti del di queste cose, queste frecciate, e poi le riportiamo. Beh, certo. Però so che si fa fatica ad andare a leggere i commenti per chi riferisce. Amico Fausto, siamo in chiusura, guarda, 23.05 per la prima puntata dell'anno, abbiamo anche evitato di mandare la sintesi, quindi abbiamo fatto anche un bel favore, l'abbiamo fatto. Si sarà incassato qualche sponsor nostro, però fa niente, li ringraziamo, io sì, recuperiamo e niente, siamo contenti. Io faccio solo un po' di autopromozione, perché la verità del nostro libro, che comunque da questo punto di vista si sta vendendo, me lo mette alla fine Fausto in giro per l'Italia, e siamo contenti, stiamo già anche lavorando sul prossimo, quindi avanti così. Come fa a venire a giocare titolare che ha le gambe chi? Che ha le gambe a X e i piedi Fonfi. Ma infatti Valdini ha giocato titolare a Pordenone, ha fatto pietà, ma infatti vabbè, in coppa con la Juve, ma infatti per quello si diceva Stanga e non era un giocatore da prendere. Maldini però è un 26
Non lo so, però vabbè, penso che non sia una cosa particolarmente... No, penso che non sia esattamente un complimento. Così, a raso. Così posso ipotizzare. Però, ma lì, secondo me, ci ha giocato contro già sufficienti volte per pensare che non era giocatore da mettere in questa squadra. Ma vabbè, questo l'abbiamo detto da mo'. Vuol dire, poi voglio incazzarti perché non giochi. Matteo, mai la lingua modello iguana, eh? Vabbè, mai, sì, vabbè. Never. Questa settimana abbiamo letto anche che siamo ho letto anche che siamo allineati alla società. No, no, nel senso lo dico a lui, però vabbè, dico, tanto puoi stare lì a litigare, però tanto poi la gente poi se si fissa dice, poi si ricorda solo quello che non fa niente. Che fa comodo. Ah, c'è un termine tecnico. Siamo allineati. Paralleli. Ma non siamo allineati manco con noi stessi, figurati te. Io litigo con me stesso, cioè litigo anche con me stesso io a momenti, quindi figurati. Vabbè, però non pretendo che tutti abbiano la completezza di informazioni per ricordarselo, poi se si parte da un pregiudizio ostaga e diventa difficile. Possiamo andare in chiusura. Va bene. Sabato abbiamo Lecco Vicenza in casa, 17:30 saremo. Dai, pronostico, via. Manco per cazzo, proprio. Io faccio, dico solo partita di grande sofferenza. Indietro. Però io dico la parola magica, dedicata anche a Matteo Longoni. Andiamo tutti a vendemmiare. Che porta. Non è un pronostico questo, però io non lo faccio. Non lo faccio perché sennò poi lunedì prossimo mi torno indietro. Traffico in tilt, sì, beh, oggi pomeriggio alle 6 c'erano le macchine qua fuori che suonavano, sì sì, porca vacca, dai, va bene, grazie a tutti, anche a saluto Fausto, tutti, ciao, Davide e a Roberto, ciao, a buona tutti. Vendemmia, ciao, vendemmia a tutti, ciao. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649. On air il lunedì alle 21:30 su leccochannel.it e in podcast su lcnsport.it.